Cesare Battisti è un personaggio storico complesso, protagonista del dibattito politico e scientifico italiano di fine 800 e inizio 900. Ernesta Bittanti Battisti, sua coniuge dal 1899, una fra le prime donne ad essere laureata, è stata giornalista, politica e studiosa. La loro eredità scientifica, culturale e civile è stata affrontata negli ultimi anni in contributi scientifici, convegni e giornate di studio, iniziative in gran parte promosse dall'Università di Trento e dal Centro Geocartografico di Studio e Documentazione, GECO, l'ultimo dei quali, Fuori dall'ombra, incentrato sulla figura di Ernesta Battisti, organizzato insieme all'Ufficio Equità e Diversità dell'Università di Trento. A tali figure ci si può avvicinare anche grazie alle preziose testimonianze dirette dei loro due nipoti, Marco e Mimma Battisti. Li abbiamo intervistati per indagare, attraverso i loro ricordi e le loro esperienze di vita, l'eredità scientifica dei loro nonni. Io mi chiamo Ernestina Battisti, ho 85 anni e sono il mio papà era figlio di Ernesta Bittanti Battisti. Quando siamo nati a Milano perché mio padre lavorava a Milano e vivevamo nella stessa casa, in due appartamenti divisi, però eravamo in un'unica casa, perciò eravamo molto vicini alla nonna. Poi siamo dovuti scappare, siamo stati mandati fuori dall'Italia, stavano arrivando i tedeschi, era il 43. E allora il papà ha detto, Enrica, nostra madre, hai 10 minuti di tempo per fare la valigia, dobbiamo scappare in Svizzera. Nel 45 siamo ritornati in Italia, siamo andati a Trento e eravamo nella stessa casa, nella casa dove era vissuto anche Cesare Battisti, in corso del novembre. Siamo cresciuti in questa casa. La nostra adolescenza l'abbiamo passata lì con la nonna. C'era in casa una stanza che era un museo, era lo studio di Battisti e della nonna. C'era un tavolino piccolo della nonna, un tavolone lungo di Battisti, perché per stilare le carte geografiche lui aveva bisogno di tanto spazio. E in questo studio c'erano tante fotografie, tanti quadri, tanti libri, pareti colme di libri, un étagère con tutto il popolo che era il giornale che Battisti ha fondato. Era una stanza che dava una sensazione di sacralità. Hai detto giusto. Ci volete raccontare qualche testimonianza che vostra nonna vi ha riportato sul marito? Ben poco la nonna Ernesta ha parlato di suo marito a noi. Lei non lo chiamava marito, non lo chiamava per nome, lo chiamava Battisti. Perciò non posso dire che la mia nonna mi abbia fatto incontrare Battisti. Sono io che l'ho cercato quando sono diventata di una certa età. Che cosa ha fatto nascere questo desiderio di approfondire? Il mio nome. Il suo nome. Sì. E la stessa cosa anche per lei. Identico. Battisti è stato un politico, ma anche un geografo. Cosa potete raccontarci sotto questo aspetto? Lago Interlago, sì. Era un racconto familiare della nonna. C'erano due laghi, il lago di Terlago. E questi due laghi non si sapeva se erano comunicanti o meno. Mm-hmm. Allora Battisti con un trainer, che è il marito della sorella dell'Ernesta, hanno preso del colore, l'hanno messo nel lago superiore, cioè il lago di Lamar, e hanno aspettato giorni, non so quanto, ma una notte sono sicura, nel lago inferiore che finalmente si è colorato e hanno potuto dimostrare
che il lago di Lamare, il lago di Terrago, era un spettacolo. Anche uno scritto di Cesare alla moglie, una lettera, diciamo, sono qui diventati dei barbari perché giriamo con sacchi enormi da cui pensano padelle, mestoli, impianti, canocchiali, e ci prenderanno per dei ladri o per dei banditi o per dei matti. Ci sono aspetti dell'eredità scientifica o politica dei vostri nonni che secondo voi meriterebbero di divenire oggetto di future ricerche? A me piacerebbe, per esempio, uno studio geografico sulla battaglia del Monte Corno. Per tre mesi, ha pattugliato di notte tutte le due ascese al Monte Corno per capire le posizioni degli altri, per capire i sentieri e per istruire i soldati che man mano lo accompagnavano in piccoli gruppi alla conoscenza dei due canaloni che avvolgono la montagna. Il pancione che si vede di lui sono tutte carte geografiche, appunti, scritture. In queste parole ai figli, Ernesta Bittanti Battisti riassume la grande passione del marito per la geografia, la storia e la politica. Passioni da lei condivise e perseguite attivamente nel corso della sua vita, con studi, scritti e iniziative. Due personalità, Cesare Battisti e Ernesta Bittanti Battisti, la cui indagine sollecita grande attenzione e una continuità della ricerca con nuove letture, approfondimenti e riflessioni, di cui gli stralci qui mostrati costituiscono solo un piccolo esempio.